ARPA Puglia e ASL di Taranto insieme per monitorare la salute dei cittadini. Partirà a breve uno studio condotto su un campione di 300 persone residenti a Taranto estate, con cui si cercherà di capire qual è l'incidenza dell'esposizione a metalli pesanti nella popolazione locale. I dati ottenuti verranno poi confrontati con quelli rilevati su alcuni abitanti di Palagiano, comune della provincia, non interessato però in maniera insistente da questo particolare tipo di inquinamento. L'analisi, cofinanziata dalla provincia di Taranto, verrà effettuata dal Dipartimento di Medicina Interna e Pubblica dell'Università di Bari. Faremo questo studio che è stato fatto già qualche anno fa sui lavoratori dell'ILVA, adesso invece lo estenderemo a tutta la popolazione per vedere come e quanto i metalli pesanti emessi dall'industria, ma che possono essere anche assorbiti per via alimentare, possono rimanere nell'organismo umano. Attraverso lo studio si intende dare una risposta concreta alle associazioni ambientaliste e definire i possibili aumenti di metalli pesanti nell'aria. L'indagine è la prima del suo genere in una regione in cui manca un vero e proprio registro che racchiuda questo tipo di rilevamenti. L'anello mancante per quanto riguarda le conoscenze ambientali e sanitarie di Taranto è rappresentato proprio dalla cosa principale, che sono i livelli di esposizione dei cittadini. Questo è dovuto al fatto che non abbiamo laboratori di sanità pubblica in Puglia, a differenza di qualche regione più fortunata, e non ci sono quindi le istituzioni che devono fare questa attività.